Cuffiette true wireless come se piovessero, ormai ce ne sono davvero una quantità importante, noi cerchiamo di guidarvi un po' nella scelta di quelle che possono essere le più sensate. È vero che i prezzi si stanno leggermente alzando per le versioni un po' più costose, o meglio quelle un po' più raffinate come le FreeBuds Pro, che sono le ultime arrivate della casa di casa Huawei, ma cuffiette che sono poi state, hanno fatto dei passi importanti in avanti dal punto di vista tecnologico. Vi racconto un po' com'è andata questa mia prima settimana in loro compagnia, ecco cosa cambia rispetto al passato. Parto dal case perché è particolarmente piacevole, ecco, curato. Si tratta sempre di plastica, è vero, non si vanno a cercare dei materiali ancora più composti, ma comunque la sensazione è buona, un case poi che non attira affatto le impronte ed è pesante quanto basta, non si ha la sensazione di un plasticozzo insomma in mano quando le si tiene con le cuffiette o senza. Abbiamo una batteria infatti da oltre 580 mAh al suo interno, quindi ecco, abbiamo una giusta sensazione di solidità. E poi sì, abbiamo chiaramente un sistema magnetico che permette di inserirle abbastanza rapidamente. Huawei ci aveva allertati che questa versione è questa versione delle FreeBuds Pro sono di preproduzione, quindi ci sarebbe stato qualche piccolo problema. In realtà io non ho riscontrato alcuna difficoltà nell'estrazione o comunque poi nel riporle. Piccolo LED di stato, è piccolino, serve soltanto a darci informazioni della ricarica, di quando sono scariche oppure di quando effettuiamo il pairing tramite il tasto laterale. Pairing che è stato un po' difficoltoso in questa primissima versione, come dicevo, pre-produzione, perché bisogna comunque associarsi all'applicazione AI Life che vi faccio vedere fra un attimo. Una volta effettuato poi abbiamo tutti i controlli possibili, si possono comunque associare anche semplicemente con il Bluetooth e si trovano anche molto rapidamente, però ecco, senza l'applicazione poi si perdono tutte quelle funzioni accessorie che sono estremamente importanti, perché dicevo, tante tecnologie, tante funzioni associate. Ad esempio, adesso abbiamo anche il controllo del volume, è arrivato anche in passato, anche nelle precedenti FreeBuds della terza generazione, è vero, ma adesso è tutto un po' più preciso, seppur, ecco sì, forse questo è il dettaglio che mi è che non mi ha fatto impazzire, semplicemente perché la superficie touch è laterale, non è quella esterna, quindi è un po' più sottile, bisogna semplicemente prenderci la mano, ecco, forse sei stato più comodo e felice di averla sulla superficie esterna. Detto ciò, una volta che si impara, dopo qualche ora, ecco, si può comunque gestire il volume, che non è una cosa affatto scontata per le cuffiette true wireless. E poi, dicevo, l'estetica, oltre al case che mi è piaciuto, questa forma ovale un po' schiacciata che sta bene in tasca, quindi che non va a impacciare troppo, ha anche ovviamente la Type-C e 20 ore circa di autonomia ulteriore per le cuffiette qualora servisse, quindi non si rimane letteralmente mai a secco, numeri dichiarati alla casa, io ovviamente non l'ho potuto provare in maniera continuativa così tanto tempo, sarebbe stata una follia. Però dicevo, design che poi si riflette anche sulle cuffiette stesse, questa è la colorazione silver, la mia preferita aggiungo, con tre microfoni bene a vista, si vedono ma soprattutto si sentono, perché poi si possono utilizzare perfettamente per le chiamate, che è una delle cose più importanti forse per le cuffiette attuali, quindi chi non vuole avere il filo, chi vuole avere delle true wireless e non dover fare dei compromessi proprio quando si va a effettuare una chiamata. I miei interlocutori sono stati abbastanza felici di sentirmi senza nessuna difficoltà o compressione eccessiva da rumore di fondo, che poi viene un po' annullato, no? per chi sta ascoltando. Ed ecco, questo è l'audio reale poi delle FreeBuds Pro in chiamata, infatti stiamo registrando tramite uno smartphone, non tramite un accessorio, comunque un microfono esterno. Io tra l'altro sono fuori, oggi è anche una giornata un po' complessa, quindi c'è anche un po' di venticello, non è, è finita certamente l'estate. Queste sono le FreeBuds Pro, potete ascoltare con le vostre orecchie la qualità in chiamata. Tante funzioni associate tramite l'applicazione, vi dicevo, la prima è la cancellazione del rumore attivo, quindi ANC, che si può attivare. Ci sono delle opzioni, io in questo caso ho associato una semplice stretta della gambettina per attivare e disattivarlo. E poi c'è la modalità Hour, che ci permette sostanzialmente di ascoltare chi ci sta intorno, magari effettuare un dialogo senza doverle togliere, perché i microfoni amplificano i suoni esterni, quindi una modalità che poi Apple chiama trasparenza, chi insomma associano nomi diversi, il concetto è lo stesso, sfruttare i microfoni anche in fase di ascolto, quindi senza latenza tra l'altro, quindi si ha la sensazione di parlare, comunque di sentire direttamente la voce, anche se c'è questo passaggio ulteriore. Latenza bassa anche grazie al Bluetooth 5.2,
quindi l'ultimo standard disponibile, che ci permette tra l'altro anche di associare le cuffiette a due dispositivi contemporaneamente. Io ad esempio l'ho fatto sin da subito con il mio smartphone, ma anche con il portatile, che significa non dover staccare se ad esempio voglio guardare un video su YouTube sul computer e poi mi arriva una chiamata contemporaneamente, quindi siamo un po' più connessi e non ci sono passaggi ulteriori, che facilita assolutamente la vita. Driver da 11 mm e qualità audio che è rimasta secondo me molto in linea con le FreeBuds 3 dello scorso anno, molto buona. Devo dire che poi chiaramente la tecnologia avanza della cancellazione del rumore di fondo, quindi ci si riesce a isolare meglio rispetto al rumore esterno, quindi si riesce anche a apprezzare di più il suono, però ecco, si siamo sempre lì a quel livello più o meno. Posso tranquillamente poi portarle anche con me per fare sport, perché effettivamente si agganciano bene. Non l'ho detto fino adesso, l'ho dato per scontato, ma sono delle in-ear con diversi gommini a disposizione all'interno della confezione, quindi possiamo personalizzarle. Io devo dire non l'ho fatto, nel senso che poi ho trovato quelle che erano già predisposte lì all'interno come le più comode. Si possono comunque sganciare facilmente con questo sistema, molto rapido, si cambiano in un istante ed è importante farlo al primo utilizzo per capire quali stanno meglio e quali poi aderiscono bene anche al nostro orecchio per fare sport, dicevo, per correre, saltare, fare qualsiasi movimento. Ecco, stanno bene allacciate, comunque bene aderenti al nostro corpo. Colorazione che mi è piaciuta, ma anche, dicevo, anche design complessivo, con questa gambetta che adesso è più corta, vedete, è forse addirittura la metà rispetto alle FreeBuds del passato. Resta comunque abbastanza funzionale il tipo di interazione con questa stretta che viene fatta sulla gambetta, che permette di avviare una canzone, l'ho appena fatto in questo momento, oppure stoppare, oppure con due tocchi rapidi passare al brano successivo, oppure con tre tocchi andare a quello precedente, oppure certamente poi rispondere a una chiamata che sta arrivando o terminarla, sempre con azioni che possono essere personalizzate a seconda del nostro gusto, delle nostre preferenze, tramite l'applicazione AI Life. E poi se stiamo ad esempio ascoltando la musica, basta toglierne una che andrà immediatamente in pausa anche l'altra, quindi non dovremo necessariamente toglierle tutte e due, magari rispondere a una domanda, comunque continuare a effettuare una conversazione. Autonomia che sta in linea con quanto già detto dalla casa madre, 55 mAh per ogni singola cuffietta, durano diciamo 4 ore e mezza circa con l'ANC attivato, quindi con la cancellazione del rumore di fondo, oppure se senza di quello si guadagnano altre 2-3 orette circa. Comunque diciamo che le True Wireless di qualsiasi brand ormai hanno raggiunto o degli ottimi livelli, soprattutto quando parliamo di cuffiette un po' più costose, comunque quelle che sono le top di gamma. Ricarica wireless per questo bel case, che ovviamente ha anche la Type-C là sotto, con un piccolo LED che ci informa quando lo stiamo effettivamente caricando. Acquistabili da questi giorni ad un prezzo di 179 euro, che è in linea con la concorrenza, anzi forse siamo anche un pelino sotto certi competitor. Devo dire che poi con il bundle che c'è adesso a disposizione e con quelli che possono essere i bassi dei prossimi mesi, le vedo molto molto bene in periodo Black Friday, periodo natalizio. Ecco, sì, sono decisamente tra le mie preferite, tra quelle che poi ho provato fino adesso. Curioso notare, non so se lo state vedendo in questo momento, che la scritta Huawei è posta al contrario sull'auricolare destro, forse è un dettaglio a cui non avevano pensato, perché se vedete lo pongo in questo modo, in realtà si riesce a leggere abbastanza bene sull'auricolare sinistro Huawei, è così, piccola defaianza. Maggiori informazioni ve le lascio qui sotto, ovviamente anche provo a lasciarvi qualche demo di ascolto, meglio di chiamata, così potete ascoltare fisicamente con le vostre orecchie qual è il tipo di qualità con le FreeBuds Pro